Tutti, grazie per aver accolto il nostro invito a questa, definiamo la conferenza stampa, questo incontro con la stampa. Noi siamo i ragazzi della Curva Nord di Foggia. Abbiamo ritenuto necessario questo incontro dopo 25 giorni di silenzio, perché a mente fredda abbiamo intenzione di riflettere assieme a voi su quello che è successo il 20 dicembre dell'anno scorso e che al momento viene visto con, dal punto di vista di una con una sola versione in sostanza, cioè noi abbiamo una sola, voi avete una sola versione di quello che è successo quel giorno. Noi abbiamo pagato, molti di noi hanno pagato, pagano e pagheranno per quello che è successo quel giorno. Ci siamo accollati, come facciamo sempre, tutte le responsabilità. Abbiamo deciso anche di metterci la faccia. Ci sono stati dei provvedimenti, lo sapete, ci sono stati dei DASPO anche molto pesanti, dai 2 ai 3 ai 5 anni. Quindi siamo stati colpiti in una delle cose a cui teniamo di più, cioè la possibilità di seguire la nostra squadra. E tutto questo in contrapposizione invece ad uno stranissimo vuoto di responsabilità da parte dalla controparte, da coloro che invece avrebbero dovuto probabilmente dare qualche risposta in più. Entro nello specifico, alcuni di voi hanno avuto una fotografia. Noi riteniamo, a partire da quella fotografia, di poter cominciare un ragionamento che riguarda in generale la gestione dell'ordine pubblico il 20 dicembre scorso. Noi non siamo fra quelli che invocano divieti, non siamo fra quelli che invocano repressioni, non abbiamo detto una parola sugli striscioni offensivi avete letto, abbiamo letto nel settore ospiti, non abbiamo detto nulla rispetto al divieto di trasferte di tifosi barlettani che molti altri hanno invocato. Noi siamo ultras, riteniamo che la libertà di movimento e la libertà di esprimere la propria passione debba essere garantita a tutti, e siamo anche per la libertà dello sfottò. Però nel momento in cui l'ordine pubblico quindi l'ordine pubblico possiamo dire che funziona nel momento in cui non succede nulla. Nella fotografia che avete davanti, che è stata scattata da un fotografo foggiano alle 17:57, si vede chiaramente una scena ed è l'arrivo della squadra sotto il settore, che chiunque frequenti lo stadio sa che è una prassi comune, cioè la squadra arriva sotto il settore alla fine della partita, in caso di vittoria, in caso di sconfitta, comunque i ragazzi vengono omaggiati di un applauso, di un coro e del sostegno della curva. In quel momento, a sentire le autorità competenti nel post partita, vi era, secondo alcuni, una oggettiva situazione di pericolo, ovvero c'era uno scavalcamento, così è stato detto, da parte dei tifosi del Foggia che puntavano verso i tifosi del Barletta. Al di là dell'irrealizzabilità di questo progetto, perché per chiunque conosca lo stadio, tra il nostro settore e quello ospiti, quello dei barlettani, occupato in quel giorno dai barlettani, ci sono 4 muri divisori, cioè è assolutamente improponibile pensare ad una cosa del genere. Ma da quella fotografia si nota chiaramente che non c'era alcun tifoso sulle vetrate, nessun tifoso stava provando a scavalcare. Noi eravamo lì, quindi lo sappiamo bene, c'era l'attenzione rivolta verso il campo, c'era tanta delusione per la sconfitta e stavamo osservando la nostra squadra arrivare quando è partita una carica assolutamente immotivata, assolutamente ingiustificata e assolutamente irrazionale. Non abbiamo alcun sentore di poter essere smentiti su questo. Nelle ricostruzioni successive si vedono gli eventi del prima, si vedono gli eventi del poi, e c'è uno stranissimo vuoto che riguarda quell'episodio, riguarda quel fatto che per noi rimane centrale
nella spiegazione, nello sviluppo di quella giornata. Quella curva è stata attaccata a freddo. Nel momento in cui la curva viene attaccata, si crea un pericolosissimo moto verso l'esterno, cioè la gente comincia a scappare. Intuito il pericolo, molti stavano addirittura intonando il coro, altri erano ancora distratti da quello che avveniva in campo. La gente ha cominciato ad allontanarsi. Questo movimento all'interno di ogni luogo dove si raggruppano delle persone, migliaia di persone, è un movimento pericolosissimo, perché la gente nel panico non porta nulla di buono. La gente nel panico si calpesta, la gente nel panico comincia a cercare vie di fuga. È stato detto, c'è stata una carica perché il settore Curva Nord si rifiutava di defluire, mentre il resto dello stadio era vuoto. Chiunque abbia visto le immagini, chiunque fosse allo stadio, sa perfettamente che la curva sud era ancora piena, così come era piena ancora la tribuna. Oddio, piena, cioè c'era ancora della gente, mentre qualcun altro, bontà sua, aveva deciso di abbandonare lo stadio. La stessa cosa avviene in curva, e chiunque conosca la curva nord, come tutte le curve d'Italia, sa che non è un settore per ultras. Cioè, in una curva con 1000 passapersone, in una curva con 1000 passapersone trovi di tutto. Trovi il signore anziano, trovi le famiglie, trovi i bambini. Un'azione del genere, in un settore pieno di gente, e dove poi ciascuno cerca la via di salvezza, scappando il più lontano possibile da quello che sta avvenendo, portando quindi l'uno a calpestare l'altro, creando un pericolosissimo effetto, è andato verso l'esterno, cioè questo movimento è avvenuto verso l'esterno, cioè scappando dalle forze dell'ordine. I foggiani si rifiutavano di defluire, ma nessuno ha detto che i cancelli della curva nord erano chiusi. L'effetto poteva diventare devastante, lì la tragedia si è rischiata, perché la gente veniva sospinta viva forza di manganelli verso l'esterno, verso una porta chiusa. Il cancello era chiuso, il cancello che dà dalla curva verso Viale Ofanto. La gente è stata fatta defluire, visto che si usava questo termine, è stata fatta defluire dalla gradinata, cioè da un settore dichiarato inagibile. La gran parte di noi ha la responsabilità di aver frapposto i propri corpi all'arrivo delle forze dell'ordine. Fondamentalmente ognuno di noi si è sentito in dovere di difendere la gente che aveva alle spalle. Almeno 10 di noi hanno preso la diffida per episodi che riguardano questo frangente, riguardano una carica, riguardano la difesa di una curva e soprattutto la difesa della gente che c'è in curva. Cosa ancora più criminale, l'idea di lanciare un lacrimogeno su una curva inerme. Gli effetti dei lacrimogeni li conosciamo tutti, però l'effetto dei lacrimogeni visto sui bambini è qualcosa di impressionante. Lì c'erano bambini che hanno vomitato, c'erano bambini che hanno pianto, c'erano bambini in preda a crisi respiratorie, e tutto questo è avvenuto in un momento di assoluto vuoto. Non c'era il motivo per farla partire, non c'era il motivo per portarla avanti. Dopodiché noi paghiamo per quello che è successo in curva, per aver difeso quella curva, per aver difeso la gente che popola quella curva. E vorremmo tanto invitare alla riflessione tutti sulla libertà di informazione, cioè su quello che deve essere l'informazione. La verità si acquisisce, di solito si dice, ascoltando entrambe le campane. L'altra campana ha suonato per 20 giorni, dopodiché nessuno ha più fiatato. Noi volevamo puntualizzare questo perché vorremmo ristabilire una verità più equa, e soprattutto perché non siamo dei santi, ma non ci va minimamente di passare per criminali, perché non siamo i criminali che sono stati dipinti dai giornali, che sono arrivati a Rai 1, non siamo quel tipo di criminali, non siamo dei folli che all'improvviso hanno deciso qualcosa di assolutamente fuori dalla grazia di Dio. Grazie.